Salve a tutti e benvenuti a questa sesta edizione del Festival Letterario di Letteralmonte. È un piacere vedervi qui tutti assieme, un piacere vedere qui tutti noi ritrovati dopo una parentesi di stasi dovuta alla pandemia. E Letteralmonte dunque torna ad essere un appuntamento annuale e torna sulla scena dopo appunto questo stop, questa parentesi. E essere qui oggi e ritrovarsi qui è per noi dunque motivo di gioia, di soddisfazione, perché è sinonimo di ripartenza, di ripresa dell'attività e del desiderio mai sopito di incentivare la cultura, il sapere, la diffusione del sapere e le relazioni sociali. Letteralmonte nasce nel 2015 a Monte San Giovanni Campano dalla volontà di ragazzi impegnati sul territorio in attività di carattere artistico-letterario, socio-culturale e comunicativo. Esso si propone soprattutto di promuovere e valorizzare la letteratura italiana, vedendo ogni anno la partecipazione di numerosi autori provenienti da diverse parti d'Italia. In tale ottica, scopo dell'evento è quello di far riscoprire in ognuno, in particolare nei giovani, l'amore e l'interesse per l'arte, la letteratura e più in generale la cultura. A ciascuna edizione, infatti, viene annesso un concorso letterario rivolto a tutti coloro che desiderino esprimersi attraverso la scrittura, scegliendo così una creativa via di comunicazione che si faccia veicolo di messaggi significativi per la comunità. Durante le sue varie edizioni, il Festival ha sperimentato una rapida crescita ed evoluzione, non solo pubblicizzando segne artistico-letterarie, ma proponendo anche interessanti dibattiti grandi intorno a tematiche di importanza sociale, rispondendo così alla volontà di conciliare l'ambito artistico e letterario con quello sociologico. Il Festival è concepito come un evento itinerante, infatti durante le sue varie edizioni, durante gli anni in cui si è svolto, ha un po' toccato in diversi punti del paese, si è spostato all'interno del paese, proprio per dare la possibilità a tutti di scoprire le varie sfaccettature, anche architettoniche, artistiche, storiche, del paese che lo ospita. Oggi siamo nella piazza principale del paese, piazza Guglielmo Marconi, alle nostre spalle abbiamo l'insigne collegiata di Santa Maria della Valle, per chi non la conoscesse, il cui impianto originario risale al XII secolo, pensate che viene menzionata per la prima volta in un documento del 1186, ma il festival è stato ospitato, come ho detto, anche in altri punti del paese, all'interno del castello medievale, in cui è stato rinchiuso San Tommaso d'Aquino nel XIII secolo, nel cortile della chiesa di San Pietro, risalente al X-XI secolo, e anche nella sala consiliare del Palazzo Comunale. E noti artisti e autori contemporanei, tra cui la scrittrice Susanna Tamaro, hanno desiderato pubblicizzare il Festival di Letteralmonte, sicuri dell'importanza che esso riveste nella valorizzazione della cultura, nonché nella trattazione di rilevanti questioni sociali. Allora, come si svolgerà la giornata di oggi? Si divide in due momenti principali. Avremo la presentazione del libro Caro Pierpaolo dell'autrice Dacia Maraini, che subito ringrazio da parte dell'amministrazione comunale, tutti per essere qui. Grazie per la sua presenza. Grazie anche all'opera che verrà presentata grazie all'intervento del professor Amedeo Misola. Ci sarà poi... secondo momento dell'evento in cui verrà la premiazione di coloro che hanno partecipato al concorso letterario, poetico letterario ammesso al festival. L'evento prevede anche la presenza degli studenti del liceo artistico musicale Anton Giulio Bragadde di Frosinone, che si esibiranno con la loro musica e allieteranno i vari momenti del festival. Prima di dare inizio alla rassegna, desidero ringraziare a nome di tutti l'amministrazione comunale, nello specifico il sindaco Emiliano Cinelli, per l'impegno mostrato nei confronti dell'organizzazione dell'evento. E intendo poi chiamare il vice sindaco Sabrina Sciocco, il
il consigliere delegato alle arti ricreative Maurizio Nardozzi e il consigliere delegato alla cultura Floriano Abelli per i saluti istituzionali. Prego. Grazie Emanuele, buonasera a tutti, bentrovati. È un piacere ritrovarci in questa piazza, è un piacere ritrovarci per Lettere al Monte, questo festival letterario che negli anni, devo dire che è cresciuto tanto, no? E questo solo grazie all'impegno dei ragazzi che negli anni lo hanno appunto curato in tutti gli aspetti organizzativi. E quest'anno poi devo dire che grazie al nostro impegno come amministrazione comunale siamo riusciti a farlo ancora di più decollare, grazie alla presenza di Dacia Maraini, che desideriamo ringraziare sin dall'inizio, e grazie all'Atenea Eventi con Antonio Oliveri, con il quale ci siamo conosciuti telefonicamente solo oggi di persona, ma con il quale si è avviato un bellissimo rapporto. Quindi ecco, speriamo che sia il primo di una lunga serie di eventi insieme. Poi ringrazio il professor Amedeo Di Sora per aver accettato il nostro invito, che oggi sarà qui in veste di moderatore. E per noi è questo momento è importante per due ragioni. Innanzitutto per Lettere al Monte in sé, questo festival che, diciamo, da quando lo abbiamo fatto nascere, no? E insieme agli altri ragazzi, Alessio, Emanuele, Giuseppe, Claudio, Eleonora e tutti gli altri, lo abbiamo fatto sostanzialmente per due motivi. Il primo è quello chiaramente di valorizzare e promuovere la letteratura italiana tutta. Il secondo motivo è quello di portare un po' di luce sul nostro paese. Perché? Perché siamo convinti che attraverso questo tipo di iniziative, dal forte spessore culturale, siamo in grado di attirare turisti, no? Quindi persone che vengono da fuori a vedere questi eventi, ad assistere a questi eventi. E quindi noi lo abbiamo detto anche in campagna elettorale, per noi ecco, è il primo anno di amministrazione, puntiamo fortemente su questi aspetti, l'aspetto culturale e l'aspetto turistico, perché siamo convinti che il turismo porti ricchezza al paese e continueremo su questa strada. Non vado oltre, ringrazio di nuovo Dacia Maraini e Amedeo Di Sora, lascerò la parola a loro a breve, ma intanto vedo che è arrivata anche Floriano Abelli, delegata alla cultura, e c'è il vice sindaco Sabrina Sciucco per un saluto. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza qui oggi, grazie all'Associazione Culturale Reclam, grazie a tutti i docenti, a tutti i ragazzi, ai docenti in modo particolare, perché secondo me contribuiscono in modo fondamentale nella crescita dei ragazzi. L'abbiamo specificato nel nostro programma elettorale, ma ci tengo a ribadirlo, la promozione della cultura sarà parte fondamentale del nostro modo di agire e di programmare il futuro di Monte San Giovanni Campano. È importante che i ragazzi discoprano il gusto della lettura, che forse negli ultimi anni hanno un po' messo da parte perché attratti da strumenti divulgativi che sono certamente del loro tempo. Ma è importante il confronto tra ragazzi della stessa età, ragazzi, adulti, per uno scambio di opinioni e di idee che è necessario per la crescita di tutti noi. Io mi sono scritta due righe perché so che poi l'emozione non mi fa dire, insomma, tutto quello che vorrei. Righe. Avere nella nostra città una donna di cultura come Dacia Maraini, ospite del nostro festival, è per me e per la città tutta un grande onore. Per Paolo Pasolini è stato un gigante, un sognatore, e i sogni hanno un ruolo centrale nel libro, e lei, che l'ha vissuto in prima persona attraverso il suo libro, potrà farci scoprire ancora di più su questo straordinario personaggio, con la grazia e la dolcezza che mi permetta la comuna per Paolo Pasolini. Lettere al Monte, con la sua presenza, acquista lustro, per questo la ringrazio sentitamente a nome mio, della città, e spero che la sua presenza qui accenda nei nostri giovani concittadini la passione per la lettura e la scrittura, che in sostanza non smettano mai di sognare. Grazie a tutti. Buonasera a tutti qui presenti, buonasera dottoressa, benvenuta nella nostra città di Monte San Giovanni Campano, buonasera al professore Amedeo Di Sora. Io sono Sabrina Sciucco, il vice sindaco, e sto a rappresentare l'amministrazione comunale. Vi porto i saluti del sindaco Emiliano Cinelli
che per impegni familiari questa sera non potrà essere presenti. Mi hanno già preceduto i due consiglieri di maggioranza e vi ringrazio per le parole spese e siamo contenti e orgogliosi, ecco, di iniziare questa stagione nel miglior modo possibile, con la presenza di una scrittrice conosciuta, apprezzata, di fama internazionale. Anch'io la ringrazio per la sua presenza, siamo onorati di averla qui. Soprattutto condividiamo il suo impegno come scrittrice e anche l'impegno in qualità di donna a favore delle donne che lei sta portando avanti. E siamo contenti di questo evento in questa piazza, dopo due anni, diciamo, di stop, di fermo per il Covid, di tornare a vedere questa piazza Marconi così gremita di persone è davvero bello e, permettetemi di dire, anche emozionante, perché dopo tanti anni che la piazza ha fatto da cornice a dei grandi eventi di spessore culturale, no? Eventi musicali, uno fra tanti ricordiamo la presenza di Ennio Morricone che è stato qui. E quindi vogliamo ripartire proprio da quello, da quel momento, e ridare a Monte San Giovanni Campano il giusto peso politico ma anche culturale a livello provinciale e non solo. Il Festival Lettere al Monte credo che sia l'inizio. Questo è il primo di tanti eventi che si seguiranno della stagione estiva. Già venerdì, se non vado errato, ci saranno altre due serate, il Summer Festival, e saranno dove verranno, diciamo, promossi anche degli eventi con i talenti del territorio. Io volevo fare un ringraziamento particolare ai ragazzi che è da 6 anni, se non sbaglio, no? È la 6ª edizione di Lettere al Monte, e loro ci hanno sempre creduto, hanno portato avanti questo festival. Io ho sempre partecipato come amica, in qualità di consigliere, e questa sera essere qui in qualità di vice sindaco è bello perché vuol dire che avete lavorato bene, vuol dire che abbiamo lavorato bene. Quindi ragazzi, andate avanti e portate lustro al nostro territorio, soprattutto a livello culturale, perché credo che la cultura sia veramente lo strumento importante che ci permetta proprio di vedere il mondo con occhi diversi, e soprattutto per noi che abbiamo un ruolo politico importante, la cultura deve essere lo slancio che deve farci capire quello che è il nostro ruolo ed essere attenti e consapevoli delle scelte che andremo ad intraprendere. Voglio ringraziare anche l'istituto di Anton Giulio Bracaglia, nella persona del dirigente scolastico Fabio Giona, che ci ha appunto onorato di avere la presenza dei ragazzi locali che si seguiranno con intervalli musicali. Stiamo lavorando anche con loro appunto per valorizzare un po' la cultura su tutto il territorio, non solo letteraria ma anche musicale. E quindi vi grazie ancora per la presenza e siamo onorati ancora, e ascolteremo il dibattito. Buon proseguimento di serata. Bene, grazie ai rappresentanti dell'amministrazione comunale, entriamo nel vivo dell'evento. Vi introduco gli ospiti. Dacia Maraini è scrittrice, poetessa e saggista, a lungo compagna di Alberto Moravia e un'importante figura della letteratura italiana moderna, proveniente dagli stessi circoli letterari di cui facevano parte anche per Paolo Pasolini, Elsa Morante e Maria Bellonci. Figlia dell'orientalista Fosco e della pittrice Topazia Aliata di Sala Paruta, discendente da un'antica famiglia siciliana, ha trascorso l'infanzia in Giappone. Ritornata in Italia, dopo un periodo a Bagheria, raggiunse il padre a Roma, ormai separato dalla madre. Nel 1957 ha fondato, insieme ad altri, la rivista letteraria Tempo di Letteratura. Tutte le sue opere sono raccolte in un meridiano di recente pubblicazione. Con il volume di racconti Buio si è aggiudicata il premio Strega. Con La lunga vita di Marianna Ocria, tra i romanzi italiani più venduti degli ultimi decenni, ha vinto il premio Campiello. Abbiamo detto che oggi l'opera di Dacia Maraini verrà presentata grazie all'analisi del professor Amedeo Tisora, che intratterrà un dialogo con l'autrice. E quindi introduco anche il professor Tisora. Amedeo Tisora, scusate, ha insegnato italiano e latino nei licei. Autore, regista, attore e vocalista, e direttore artistico della compagnia Teatro dell'Appeso, da lui fondata nel 1980, con la quale ha partecipato a vari festival e rassegne teatrali di carattere nazionale ed internazionale, organizzando altresì importanti manifestazioni culturali e spettacolari. Poeta, narratore e saggista, collabora con diverse riviste, è autore di numerose pubblicazioni di carattere creativo e storico-critico, tra cui 10 registi in cerca d'autore,
Tracce di mare, con la quale si è aggiudicato la 13ª edizione del Premio Nazionale Città di Fabriano per la sezione Poesia nel 2019. Ancora, C'eravamo tanto amati, 30 anni di storia italiana al cinema, 40 anni di utopia concreta, che se non sbaglio ha presentato qui a Monte San Giovanni alcuni mesi fa. Anton Giulio Bragaglia tra innovazione e tradizione. A proposito di Pasolini, nel 2017 ha curato la messa in scena del Vantone da Plauto nella versione di Pierpaolo Pasolini per un saggio spettacolare di fine corso teatrale in collaborazione con la Compagnia Teatro dei Mercanti di Monte San Giovanni Campano, che nel dicembre dello stesso anno è stato rielaborato e riproposto dalla Compagnia Teatro dell'Appeso nell'ambito dell'11ª edizione del Festival Il Teatro e le Voci, ideato e diretto dallo stesso Visora e interamente dedicato alla figura e all'opera di Pierpaolo Pasolini. Oggi l'opera che verrà presentata è il libro Caro Pierpaolo. E nel centenario della nascita di Pasolini, la scrittrice Dacia Maraini, con Caro Pierpaolo, dedica all'amico un memoir pieno di ricordi, di esperienze, di idee in forma di lettere aperte. L'autrice omaggia l'amico che tanto ha contato nella sua vita con una memoria commossa, sotto forma di lettere senza risposta. Si tratta però di una corrispondenza epistolare senza tempo, in cui tutto è presente e vivo, perché non c'è tempo, appunto, che possa scandire quei ricordi che, vitali e imprevedibili, saltano come... Vado a citare una parte del libro, alcune frasi del libro. Quindi, ricordi vitali e imprevedibili che saltano come cavallette. Sembravano corpi morti, e invece, eccoli vivi e vegeti. Che si agitano per farsi sentire e vedere. Dacia Maraini è stata una delle amiche più vicine a Pasolini nella seconda parte della sua vita e nelle pagine dell'opera la scrittrice intesse un dialogo intimo e sincero, capace di prolungare e ravvivare un affetto profondo, nutrito di stima, esperienze artistiche e cinematografiche, viaggi. Lo stile narrativo di Dacia Maraini, intessuto di grazia e dolcezza, come pure di ferma razionalità, fa di questa memoria, che unisce passato, presente e futuro, un'opera significativa per capire oggi chi è stato davvero un uomo che ha fatto la storia della cultura del Novecento. Con Caro Pierpaolo, Dacia Maraini ha il merito di lasciarci un ritratto di Pasolini pieno di intimità e discrezione, il racconto di un'amicizia vissuta, anche qui vado a citare, con il gusto di stare insieme senza uno scopo. Allora ci si cercava per il puro piacere di trovarsi insieme. Bene, credo che abbiamo parlato fin troppo, forse, scusate. Adesso... Però ecco, sono tutte parole dovute, credo che siano tutte parole dovute. Quindi adesso lascio a voi la parola e godiamoci questo momento, grazie. Buonasera a tutti, grazie all'amministrazione comunale di Monte San Giovanni Campano per aver pensato a me questo evento. Per me è un grande piacere, un onore poter dialogare con Dacia Maraini, una scrittrice, un artista che io ho sempre ammirato e che invitai nel 1985 come direttore artistico del Teatro dell'Appeso all'interno di una manifestazione che si intitolava Dal teatro oltre il teatro, parola o cara, sulla parola nel teatro, e nell'85 nella sala dell'auditorium dell'Edera, del grattacielo, che adesso non esiste più, non è più agibile, ci fu un convegno molto interessante in cui Dacia Maraini intervenne appunto a parlare di teatro e della parola nel teatro, perché Dacia Maraini è anche una drammaturga, una donna che si è dedicata moltissimo al teatro, non solo per quanto riguarda la scrittura, ma anche la regia, l'organizzazione. Mi ricordo il Teatro della Maddalena, soprattutto appunto in chiave di emancipazione della donna, quando appunto in quegli anni 70-80 il femminismo era una corrente forte e importante di grande emancipazione dal punto di vista civile, dal punto di vista politico. Sono molto contento di tornare qui a Monte San Giovanni Campano, dove insieme con i ragazzi del Teatro dei Mercanti abbiamo messo in scena il Vantone, appunto,
che è la traslazione in dialetto romanesco di Pasolini del Miles Gloriosus di Plauto, una traslazione straordinaria, ammirata già a suo tempo da Vittorio Gassman, che avrebbe voluto metterla in scena, anche se poi non ci riuscì, e che Gassman aveva commissionato appunto a Pasolini. L'abbiamo messa in scena più di una volta, ho lavorato con grande piacere con questi ragazzi che alcuni anni fa mi invitarono appunto a tenere un corso di teatro, e poi abbiamo scelto insieme, io ho proposto, loro hanno aderito per forza perché non avevano scelta e abbiamo lavorato però credo in maniera proficua e con grande impegno da parte loro, devo dire, questo testo difficile, complesso, ma anche al tempo stesso estremamente importante dal punto della teatralità e della testualità. Questo libro di Dacia Maravini è un libro che io ho letto e che mi ha coinvolto profondamente. Io sono sempre stato, fin dai tempi del liceo, un grande ammiratore di Pierpaolo Pasolini. Ho letto la gran parte delle sue opere, ho sempre ammirato i suoi interventi mediante articoli, saggi, per quanto riguarda gli aspetti. Allora, in quegli anni 70, quando io per la prima volta, come voglio dirlo, questo c'è, cioè, qui Dacia appunto, agli inizi degli anni 70, adesso non ricordo se era il 71-72, io vidi Pasolini per la prima e l'unica volta, perché poi purtroppo nel 75 ci fu l'episodio che sappiamo, al centro pastorale di Frosinone. Frosinone c'era un centro pastorale animato da Don Andrea Coccia, che era un sacerdote progressista molto aperto, un seguace di Don Milani per molti versi, che organizzava degli incontri culturali non soltanto in chiave religiosa, ma di ampio raggio. E mi ricordo che Pasolini, che fu invitato allora, intervenne a Frosinone. Io ero appunto un giovane studente liceale e per la prima volta mi trovai di fronte a Pasolini, che avevo soltanto visto in televisione o ammirato attraverso il cinema o la scrittura, e me lo ricordo in jeans, come appunto viene descritto nel libro, una maglietta jeans, e ricordo la veemenza passionale con cui Pasolini intervenne, con cui si animava nel enunciare e proclamare le sue idee, con grande passione, quella passione che ritroviamo nel libro, perché qui troviamo un intreccio continuo di sogno e racconto. Sogni e racconti si incrociano, si fondono e si confondono, e danno di Pasolini, che è scomparso ormai da tanti anni, una presenza estremamente viva. Ecco, queste lettere, che sono rivolte appunto a una persona scomparsa nel 75, sono in realtà, per chi lo legge, delle lettere che sono scritte a una persona vivente, una persona che è ancora viva, viva con tutta la sua presenza, la presenza intima, la presenza privata e la presenza pubblica, perché poi gli elementi, gli aspetti privati, intimi anche di Pasolini, che vengono descritti da Dacia Maravini nel libro, si fondono e illuminano anche aspetti invece più generali, gli aspetti legati alla sua poetica, alla sua visione del mondo, alla sua ideologia, alle polemiche che lo videro protagonista in maniera anche anticonformistica spesso e provocatoria, e che egli appunto seppe sempre affrontare con grande sincerità. Ecco, io volevo chiedere questo, la prima domanda. Il Pasolini che lei ha conosciuto, che ha conosciuto nel lungo rapporto di amicizia, di frequentazione,
In che cosa, come si coniuga col Pasolini invece che polemista e uomo comunque pubblico? Allora, buonasera a tutti quanti. Pasolini era in un certo senso doppio, ma non per colpa sua, non è che lui lo volesse, però era entrato in conflitto con il suo tempo e con i suoi contemporanei. E fin da piccolo, questo è il punto, perché lui lo racconta lui, che fino a 4 anni lui aveva un rapporto molto felice col padre. E era un padre militare, però molto giocoso, molto affettuoso, molto tenero con questo bambino. Poi il padre è partito insieme con gli altri militari, con l'esercito per l'Africa, e quando è tornato, perché poi lì è stato in un campo di concentramento, quando è tornato, lo racconta Pierpaolo, era diventato un altro uomo, era alcolizzato, nemico di se stesso e degli altri, e quindi infelice e anche violento, comincia a essere violento con la moglie e con i figli. E allora Pierpaolo rompe col padre e si mette dalla parte della madre per difenderla, ma anche per siamo stati vicino, e nasce un rapporto talmente radicale, profondo e viscerale con questa madre che segnerà tutta la sua vita. Questa è la cosa importante. Quindi, però, lui è già giovanissimo, racconta della sua omosessualità, lui non si vergogna, non ha problemi, perché la sente come una cosa molto naturale. Ma dobbiamo anche pensare, ricordare che a quei tempi l'omosessualità era considerata una perversione, qualcosa da punire, quindi viene subito cacciato via dalla scuola dove insegnava, viene cacciato via dal Partito Comunista dove lui si era iscritto, anche se era una sua partecipazione abbastanza originale e diversa dai canoni, quella della sua partecipazione al Partito Comunista, perché lui non pensava in termini di classe, pensava in termini di umili. Quindi, secondo me, la sua era una visione sempre dalla parte dei poveri e degli esclusi, ma appunto non tanto come lotta di classe, ma come parola di Cristo. Insomma, lui era profondamente legato al Vangelo, tant'è vero che fa un film molto bello sulla vita di Cristo, legato alla memoria, al racconto, diciamo così, di Matteo. E quindi effettivamente lui nella vita privata, negli affetti, era un uomo dolcissimo, era un uomo mite, era un uomo delicato, molto molto delicato, mentre nella vita pubblica, siccome lo toccavano, quindi era una reazione la sua, non era di natura violento o violento aggressivo. Essendo stato attaccato fin da piccolo e trattato con molta crudeltà, naturalmente lui ha sviluppato, diciamo così, un atteggiamento di reazione anche provocatoria che si faceva sentire. Chi lo conosceva solo dai suoi scritti e dalle sue polemiche pensava che fosse un uomo estremamente duro, severo, rabbioso, reattivo, e invece no, aveva quell'aspetto invece privato che era estremamente, come ho detto, dolce e gentile. Questa è purtroppo la sua doppiezza, non era dovuta a lui, ma era dovuta al fatto che è stato immediatamente preso di mira e ostracizzato
dagli suoi contemporanei. Lei descrive Pasolini proprio, me lo sono appuntato, uno spirito anarchico, e forse questa è proprio la sua dimensione anche politica. Sì, perché appunto, come ho detto, lui quando diceva che era marxista, lui però non pensava in termini di lotta di classe oppure di dittatura del proletariato, che poi erano le chiavi del discorso marxista, ma pensava in termini appunto di umili, quindi inseriva una parola cristiana del Vangelo in un discorso sociale, quindi era un miscuglio che secondo me assomigliava più all'anarchia che non veramente ai canoni, tant'è vero che lui è stato molto ostracizzato dal Partito Comunista, sia da sinistra che da destra, perché appunto non ci si trovavano nei discorsi ufficiali della destra e della sinistra, no? Ogni tanto si trovavano dalla sua parte, però in generale diciamo che era molto preso di mira da tutte e due le parti. La famosa lettera, la famosa poesia che lui ha scritto nel 68 contro gli studenti è proprio il culmine di questo atteggiamento. Lui, no, vi ricordate che lui ha scritto una poesia contro gli studenti, nel momento in cui gli studenti erano, diciamo così, all'avanguardia e facevano una battaglia sacrosanta contro l'autoritarismo, no? Ecco, però lui se la prende con gli studenti dicendo: sì, voi state facendo una giusta, state difendendo una giusta causa, però voi avete avuto l'accesso agli studi, quindi avete potuto fare l'università e domani diventerete parte della classe dirigente, mentre i poliziotti non hanno avuto accesso agli studi superiori spesso fanno un lavoro difficile, pericoloso, pagato poco e non faranno parte della classe dirigente. Però ecco, in quel momento certo dispiaceva a chi stava combattendo per la libertà, per la democrazia, per l'antiautoritarismo, eccetera, eccetera. Quindi lui ha sempre voluto dire la verità, non amava le ideologie, non amava l'appartenenza, e questa verità era qualcosa che dava fastidio, tant'è vero che per farlo tacere hanno dovuto massacrare. Pasolini ha coniato molte espressioni felici per stigmatizzare aspetti negativi della società di quel tempo, il neocapitalismo italiano di quegli anni, tra cui anche l'espressione sviluppo senza progresso. Ecco, oggi sarebbe stato dalla parte degli ambientalisti e degli anticementificatori, come appunto si pone a un intermedio e lei appunto pone nel libro? Sì, lo farebbe, ma sempre con molto sospetto nei riguardi delle organizzazioni, diciamo, di protesta, no? Lui ce l'aveva appunto, per esempio, quando l'organizzazione che difendevano i diritti degli omosessuali, che si chiamavano Fuori, quando gli hanno chiesto l'adesione, lui ha detto di no, ma appunto non è che era un atteggiamento reazionario oppure moralista, è che lui diceva: se voi fate un'organizzazione di protesta, poi diventerete potere. No, aveva questo orrore del potere, e allora infatti anche col femminismo. Per una rivolta permanente. È una rivolta permanente. Però il discorso che lei ha citato è, secondo me, molto interessante, che lui faceva una differenza tra il progresso e lo sviluppo. E lui diceva: lo sviluppo è una cosa, per esempio, tecnologica, no? In cui noi abbiamo investito in effetti sullo sviluppo, ma il progresso è un'altra cosa, cioè non basta la tecnologia per sentirci sviluppati, ci vuole anche uno sviluppo umano. Questo era il suo discorso, e secondo me anche questo aveva ragione, no? Perché noi effettivamente abbiamo pensato che lo sviluppo di un paese stesse tutto nella tecnologia, nello sviluppo tecnologico, per cui abbiamo puntato tutto su quello, e la nostra chiave di giudizio sul popolo sta nel PIL. Ora va benissimo il PIL, però dietro le macchine, dietro il PIL ci sono le persone,
e forse non abbiamo lavorato abbastanza sulle persone, se poi oggi vediamo che ci sono delle vecchie abitudini sulla politica, sul personalismo, sull'indifferenza, che risorgono, no, come dei rigurgiti dal passato. E in questo io credo che lui avesse un atteggiamento molto libero, che oggi purtroppo in questo paese le persone debbono essere in qualche modo sacrificate per diventare credibili. Io penso alla storia di Falcone, no? Falcone, ricordate, è tutt'altro campo, per carità, eh? E Falcone, tutt'altro campo, come ho detto, non c'entra niente, però in questo entra. Cioè, ricordiamoci che Falcone, prima dell'assassinio, era stato denigrato anche dai suoi colleghi. Gli dicevano che lui faceva le sue battaglie solo per fare carriera. Hanno detto che si era messo la bomba alla daura da sé per fare l'eroe, che lui pensava solo al posto di guadagnare i soldi. Insomma, l'hanno denigrato severamente e l'hanno isolato. Una volta isolato, poi naturalmente l'hanno ucciso. Ecco, ricordiamoci questa cosa. Dopo la morte è diventato un santo. Questa è una brutta abitudine di un paese che dovrebbe imparare a riconoscere le sue migliori personalità prima, non dopo la morte, no? Questo penso che sia una cosa purtroppo che succede. Lei ha parlato della presa di posizione di Pasolini nei confronti degli studenti di Valle Giulia e a favore dei poliziotti, e naturalmente fu una posizione controcorrente in quel periodo. Altra posizione controcorrente fu quella nei confronti della legalizzazione dell'aborto, che lei poi però mette in relazione con il suo rapporto particolare con la maternità e con la madre stessa. L'ho trovato molto interessante. Ah, grazie, sì, infatti è un po' complessa la questione. Come ho detto prima, il rapporto con la madre, Susanna, che poi era piccolina, era come un uccellino, che però è molto forte, era una donna che era stata maestra d'asilo ed era stata importantissima nella vita di Pierpaolo, tant'è vero che quando lui ha rotto col padre, ha preso la madre e se l'è portata a Roma e poi non l'ha mai più lasciata, no? Ora, lui diceva, e l'ha detto tante volte, l'ha anche scritto, che il rapporto con sua madre era un po' come un fantasma che si frapponeva fra lui e il rapporto con le donne, per cui per lui ogni donna era prima di tutto una madre, sua madre, per cui lui diceva: io non posso fare l'amore con una donna perché sarebbe un incesto, perché ogni donna era un po' con sua madre, no? Io che ero più giovane di lui, però io ho capito che anch'io in certi momenti, quando lui ha avuto un attacco di ulcera, lo descrivo questo, che una sera eravamo a cena fuori, lui è caduto in un lago di sangue perché aveva avuto un attacco di ulcera terribile, io credevo che stesse morendo, l'ho preso in braccio perché volevo tirargli sulla testa, no? Perché si soffocava con questo sangue e lo cercavo di pulirlo col tovagliolo e lui mi diceva: tienimi, e io in quel momento ho capito che ero sua madre. Ecco, perché per lui la donna era per forza la madre, no? Allora per lui l'aborto era come una cacciata, la cacciata di un figlio. Lui si identificava con il bambino che doveva nascere, per cui non capiva l'idea che le donne volessero avere una autonomia di gestione del proprio corpo, perché poi quello è il problema. Io, parentesi, se questo mondo fosse a misura di donna, l'aborto secondo me non ci sarebbe, perché l'aborto è il risultato di una cultura che ha sempre impedito alle donne di gestire il proprio futuro, quindi il proprio corpo, perché gli è sempre stato detto dal padre, dal marito, cioè adesso non sto parlando di oggi, ma sto parlando dei secoli passati, sono millenni,
che quanti figli doveva fare, come doveva fare, perché doveva fare, come si doveva sposare, eccetera, eccetera. E quindi quello che si chiede è la gestione del proprio corpo, non tanto l'aborto, perché è chiaro che l'aborto è una violenza comunque contro il corpo femminile, contro un progetto di nascita. Quindi si deve superare, e qual è l'alternativa? La maternità responsabile. E questo, la maternità responsabile è un fatto culturale, non è un fatto biologico, è un fatto culturale, e quindi si crea, si organizza. E questo, ecco, Pierpaolo un po' questo lo era d'accordo, ma non era d'accordo sulle, come ho detto prima, sulle organizzazioni, perché lui vedeva come se essere stato cacciato dal ventre di sua madre, capisci? Perché tra l'altro io vorrei ripetere, lui non credeva nella ragione come uno strumento di conoscenza. In questo, per esempio, lui e Alberto Moravia erano molto amici, ma erano molto diversi, perché Alberto era un uomo cartesiano che credeva nella ragione come strumento di conoscenza della realtà, e invece Pierpaolo non ci credeva. Non è che lui non ragionasse, naturalmente aveva un'intelligenza straordinaria e anche molta razionalità, ma non credeva che fosse uno strumento di conoscenza e quindi non la utilizzava, no? Ecco, questa era la differenza. E quindi lui aveva un atteggiamento istintivo, emotivo e simbolico. Per questo era difficile, molte persone non lo capivano, che dicevano: ma perché non ti metti dalla parte di chi tu vorresti difendere? Perché appunto il suo atteggiamento era molto personale, molto simbolico e molto emotivo. Ecco, molto personale, anche molto emotivo, sfuggiva un po' dalle organizzazioni. Infatti io penso che proprio per chi già conosce Pasolini, per chi invece si avvicina a Pasolini per la prima volta, e naturalmente penso ai giovani, agli studenti, ecco, le considerazioni che lei fa nel libro sono molto importanti, proprio per comprendere appieno il perché di certe prese di posizione, che appunto hanno, proprio affondano le radici anche in una esperienza di tipo individuale, particolare, nella biografia di Pasolini stesso. Ho trovato molto interessante, perché mutatis mutandis anche a Frosinone in provincia avveniva la stessa cosa, la descrizione della vita culturale e artistica di quegli anni 60 e 70, il piacere di incontrarsi in un bar, per strada, senza che ci fossero degli impegni precisi, ed era una cosa che anche qui da noi, ecco, avveniva. Io mi ricordo, da ragazzo vi erano tante occasioni per incontrarsi, si incontrava tra artisti, teatranti, letterati, ed era il piacere di condividere appunto la gioia della conoscenza, la gioia del sapere, la gioia dell'impegno. Ecco, quindi la Roma, certo, di quegli anni credo che sia stato qualcosa di straordinario. Sì, è vero, lei ha ragione. Erano degli anni molto intensi. Beh, naturalmente c'era l'aspetto negativo e l'aspetto positivo, no? Ecco, per esempio, l'aspetto negativo stava, per esempio, nella censura. Cioè, oggi uno non ci crede, ma allora, sto parlando degli anni 60, prima del 68 però, perché poi è cambiato tutto, ogni progetto, anche, non so, un libro, un romanzo, un testo teatrale, un testo cinematografico, doveva passare attraverso la censura. E se la censura diceva questo non va bene, si doveva tagliare. Cioè, veramente oggi sembra una cosa folle, sembra una cosa di un paese autoritario, eppure c'era una censura che agiva sul piano moralistico. Poi non è che era una censura, non so, oggi c'è per i minorenni, ma no, ma allora era per gli adulti. E guardate che, pensate che Pierpaolo ha avuto 82 denunce, e molte di queste denunce erano contro la religione di Stato. Ma noi eravamo la Repubblica, eravamo la religione di Stato, eppure veniva denunciato per avere offeso la religione di Stato. Ma poi veramente oggi si viene da ridere, perché per esempio La Ricotta, chi l'ha visto, il film molto bello, molto simbolico, appunto c'è, no, che c'è un povero, come si dice, uno che fa il,
nel cinema, uno che, come si dice, c'è una parola che adesso mi viene. No, uno che viene pagato per fare presenza. Comparsa, ecco, non mi veniva loro. Lui, c'è una comparsa, no, che deve fare la parte di Cristo in croce. E lui, prima di fare la parte di Cristo in croce, siccome ha fame, prende un'enorme ricotta, probabilmente di queste parti, perché le ricotte buone vengono da queste parti del Lazio, e si mangia un enorme quantità, quasi un chilo di ricotta. Poi viene messo in croce, naturalmente legato, per carità, non è che lo inchiodano, però al sole, messo lì, nessuno si accorge che lui veramente sta male, e poi alla fine muore. Ecco, che poi è così è la pietà nei riguardi dei poveretti, no? Che pur di mangiare, che aveva fame perché lui non mangiava abbastanza, approfitta di questi piccoli poveri soldi che guadagna, eccetera. Beh, e lui, questo era molto cristiano, direi che il suo atteggiamento era... Ecco, quello per esempio è un film che è stato denunciato per offesa alla religione di Stato. Ma cosa c'era di offesa? Non c'era niente. Per cui molte volte, oppure per omosessualità, perché allora l'omosessualità era considerata un'offesa, anche quella alla morale attualmente. Quindi c'era una continua persecuzione, no? Per cui lui a un certo punto è chiaro che era diventato anche lui reattivo e certe volte era aggressivo, ma conoscendolo e vedendolo nei momenti invece dell'amicizia e dell'affetto, lui era appunto un uomo estremamente, come ho detto, mite e dolce e gentile. Vi faccio un episodio perché forse capite. Noi andavamo spesso in Africa, no? E abbiamo fatto addirittura 10 viaggi in Africa. Perché in Africa? Perché lui cercava quel mondo contadino che diceva che in Italia non c'era più. Quel mondo contadino che aveva un rapporto di sacralità con il cielo e con la terra, che era genuino, insomma, che aveva una purezza. E lui rincorreva questa purezza e l'aveva riconosciuta prima nel mondo contadino di Casalsa e poi presso i sottoproletari romani, su cui ha scritto due libri importanti, no? Ragazzi di vita, vita violenta. Vabbè. Noi naturalmente nei viaggi sfuggivamo totalmente agli itinerari turistici, erano viaggi molto scomodi, ma fatti proprio fuori da qualsiasi itinerario turistico, in mezzo al deserto, in mezzo alla savana, dormendo nelle tende oppure in qualche catapecchia oppure nella missione, mangiando scatolette, non c'era niente. E appunto noi facevamo questi viaggi perché lui cercava quel mondo, era un sogno che rincorreva e spesso non lo trovava. Comunque una volta arriviamo verso sera in un villaggio miserando dove non c'era niente. Ma noi avevamo fame perché dovevamo mangiare, non avevamo mangiato dalla mattina e allora eravamo coperti di polvere, stanchi, non potevamo più, però avevamo le tende per dormire, ma per mangiare niente. Allora un vecchio molto simpatico, gentile, dice: guardi, vi cucino io del riso. Ah, grazie. E dice: io c'ho solo riso, è un po' un riso vecchio perché sta qui da un po' di tempo, però ve lo cucino. E noi molto contenti perché è una cosa fresca. Allora lui cucina il riso, poi ci porta questi piatti con il riso dentro. Noi cominciamo a mangiare, poi ci accorgiamo che era pieno di mosche morte, una cosa un po' schifosa, però. E naturalmente e Alberto ha detto: ah, no, non si può mangiare un riso pieno di mosche morte. Buttiamolo via, facciamo qualcosa, protestiamo, andiamo via. E Pierpaolo ha detto: no, non possiamo mortificare queste persone perché loro avevano solo questo, ce l'hanno cucinato per noi. E lui ha cominciato a prendere le mosche morte e buttarle fuori, e ci siamo mangiati il riso
senza mosche morte, ma insomma con quello che c'era stato, no, per far capire la gentilezza d'animo, no? L'ho fatto per far capire quanto Pierpaolo fosse in realtà gentile d'animo, ecco, non con chi l'attaccava, per forza di cose. Se penso a quello che è stato l'avanguardia, che credo che lei abbia conosciuto un po', l'avanguardia letteraria, no? Dopo 63. 63, che l'hanno proprio massacrato a parole, ma insomma con una violenza, l'hanno attaccato con una violenza che lui naturalmente si è molto addolorato di questa violenza, perché erano dei letterati come lui, essere attaccato da dei fascisti, da dei qualunquisti, da gente che, va bene, che era contraria all'omosessualità, questo non si poteva capire, ma essere attaccato da delle persone che si consideravano l'avanguardia, che praticavano l'avanguardia e che erano letterati, era un po' troppo, no? Io mi ricordo, ho assistito a alcune di queste cacciate, devo dire, di questi attacchi, devo dire, veramente, veramente incredibili. L'unico, perché l'avanguardia di letteraria teorizzava la morte del romanzo, quindi il romanzo per loro era una forma antica, ottocentesca, da cui bisognava uscire. Il mondo, secondo l'avanguardia, era esploso, e c'erano solo dei frammenti, quindi si potevano raccontare solo i frammenti, quindi qualsiasi discorso completo e rotondo per loro non andava bene, ecco. E per Paolo non gli andava bene, naturalmente, però dicevo, l'unico che ha avuto l'intelligenza di capire che l'avanguardia, a un certo punto fatta la sua funzione di rottura, deve ritirarsi, perché sennò diventa potere, così è successo, no? Ecco, l'unico che ha capito questo è stato Umberto Eco, perché giustamente lui, dopo aver teorizzato la morte del romanzo, ha scritto un romanzo tutto tondo, con tutto quello che era stato considerato tabù nel romanzo, che era la psicologia, la trama, i personaggi, l'intreccio, tutto questo per loro era demoniaco, no? E lui invece ha scritto un romanzo con tutti questi elementi, perché appunto giustamente aveva pensato che l'avanguardia ha una funzione, dopodiché deve smettere e poi andare avanti, no? Questo, però Pasolini è sempre stato molto addolorato per certi attacchi che venivano soprattutto da persone che lui stimava, insomma, che erano suoi consigli. Io ho letto veramente, si legge con grande fascinazione, devo dire, le pagine sull'Africa, questo racconto di avventure, veramente, perché si tratta di anche momenti avventurosi, difficili, però esaltanti, in cui vi è una forte dimensione di sacralità. E come lei giustamente dice, oggi non sarebbe più la stessa cosa. L'Africa di oggi non è assolutamente l'Africa di allora. E ci sono appunto delle pagine in cui vengono riportate delle visioni mitiche quasi, come il matrimonio del cavallo bianco e la luna, o l'apparizione delle giraffe. Ecco, di quel mondo mitico, perché poi per Paolo Pasolini credo che fosse molto legato anche al mito, proprio dal punto di vista culturale, ma io direi anche viscerale, oltre che culturale. Ecco, questo volevo sapere se era giusta questa mia... Sì, molto giusta, sono d'accordo. Però la questione, il matrimonio del cavallo con la luna e nello Yemen, non era Africa, era lo Yemen, sì. Siamo andati una volta siamo andati nello Yemen insieme, che era, adesso è cambiato molto, ma allora era un paese straordinario, molto fiabesco, ci sono delle case tutte fatte di fango, tutte dipinte di tutti i colori, che sembra un gioco, insomma qualche cosa di strano, con dei specie di disegni bianchi merlettati, e poi è poverissimo, no? Noi vedevamo, per esempio, andando per strada, che c'erano delle persone che andavano, camminavano faticosamente con una catena
attaccata alla caviglia e una palla di ferro. Dicevo, ma chi sono questi? Che cosa fanno? Sembrava teatro. Invece ho chiesto, mi hanno detto, ma non abbiamo i soldi per una prigione, quindi questi poveracci andavano così, perché erano i prigionieri che andavano in giro come nelle barzellette, no? Con la palla legata alla caviglia. E poi, non so, per esempio, questi soldati molto fieri che andavano con una cimitarra, tutti vestiti eleganti, e poi ci avevano i piedi nudi perché non avevano i soldi per comprarsi le scarpe. Ecco lì abbiamo assistito a questa cosa che era incantevole, strana, ma molto bella simbolicamente. Una notte di luna piena, loro, era una cerimonia che si faceva da 1000 anni, e mettevano un cavallo bianco in un cortile e il cavallo bianco correva su e giù, e la luna piena era il matrimonio. Bellissima questa storia, e tutti stavano lì intorno, tutto il paese stava intorno a vedere e assistere a questo matrimonio fantastico, fantasmagorico, fra la luna e un cavallo bianco. Ma poi c'era per esempio la bambina nella teca. Io anche lì sono rimasta, che cos'è questa bambina che stava in alto su una teca, tutta su un cuscino, tutta coperta, tutta col viso tutto dipinto? Era una divinità, e questa povera bambina tra l'altro era tenuta in questa teca perché era una divinità, poi quando diventava grande la buttava via. Insomma, cioè tutte cose straordinarie, uniche, no? Che effettivamente, mentre quella, ecco, in Africa più sugli animali ci sono state delle visioni che per me sono rimaste nel cuore, perché vedere per esempio una fila di elefanti, ma dal vivo, cioè noi eravamo dentro la macchina, cioè noi eravamo in gabbia, no? E invece gli elefanti erano liberi, c'era un fiume e questa fila di elefanti, che è un animale arcaico, che viene fuori dai tempi chissà dove, insomma sembra venire fuori qualcosa che non sappiamo più che cos'è, che le nostre origini. E vedi questi elefanti bellissimi, con in mezzo i piccoli che si aggrappano con la proboscide alla coda della madre. È una cosa veramente commovente, è una delle cose più commoventi, come le giraffe. Lei prima citava le giraffe. Le giraffe sono buffe perché hanno questo collo lunghissimo, quando corrono sembrano rallentite perché il collo fa un movimento, le zampe fanno un altro movimento. E poi loro sono così buffe che si nascondono, no? Quando vedono un essere umano si stupiscono e cioè loro credono di nascondersi dietro un albero. In realtà non si nascondono perché vengono fuori da tutte le parti, perché sono talmente lunghe, e però poi si affacciano a guardare, sono curiose. Beh, insomma, sono delle emozioni, perché noi siamo abituati a vedere gli animali in gabbia, nello zoo, ma vedere questi animali antichissimi, arcaici, che non esistono più, coccodrillo, animali che da noi proprio, la tigre, che liberi, è una delle cose più emozionanti. Però adesso già è tutto finito, non c'è più niente, tutto finito, perché adesso ne hanno chiusi dentro dei parchi molto stretti, dove ci sono tutti le guardie, insomma si va col pulmino, tutti i turisti insieme. Si è finita quella naturalezza che noi ancora abbiamo conosciuto, forse l'ultimo momento di natura dei paesi africani. Lei ha collaborato strettamente con Pasolini nel film Il fiore delle mille e una notte, che è l'ultimo della trilogia della vita, Decameron, I racconti di Canterbury, e quindi è un inno alla vita, all'eros, e subito dopo c'è Salò. Ecco, come si passa da una esaltazione appunto dell'eros, della vita,
ha una visione invece così cupa, così crudele? No, e infatti lì c'è stato una doppia trauma, possiamo chiamarlo così, perché come ho detto Pasolini rincorreva, no, questo sogno di un mondo, di un popolo ancora sacro, no? Anche se violento, anche se povero, anche se ignorante, però sacro perché era capace di avere un rapporto col cielo e con la terra, come dicevo prima. E lo cercava dappertutto, sia in Oriente, come ho detto, oppure in Africa. Ma non lo trovava mai, perché poi in realtà tutti questi paesi poveri, poi in realtà volevano diventare ricchi e volevano e assorbivano i valori, no? Del nostro progresso, insomma. E allora, però fino ai tre film della Gioia, e di cui l'ultimo abbiamo lavorato insieme, che abbiamo fatto insieme la sceneggiatura, e abbiamo lavorato, Pierpaolo era un lavoratore incredibile, era una stacanovista, già lo stavamo alle 6 di mattina, lavoravamo dalle 7 fino a mezzanotte senza mai interromperci, mangiando un panino, tant'è vero che Alberto si lamentava, diceva ma insomma mangiamo insieme qualcosa almeno a pranzo, e invece no, perché aveva fretta, era un po' come se lui presentisse un po' che la sua vita sarebbe stata corta. Comunque però era la gioia di vivere, e quindi abbiamo fatto questo film che era pieno di cose bellissime, di cose di esemplarità della vita, dell'eros, come diceva prima lei. Poi però sono passati 2 anni e lui ha fatto l'ultimo film. Naturalmente lui non pensava che fosse l'ultimo, però evidentemente era il risultato dell'ultima delusione, perché appunto avendo cercato questo mondo in qualche modo russoiano, no? Il buon selvaggio, diciamo così, che poi secondo me è un sogno perché in realtà non esiste, però non lo trovava, e questo per lui era una delusione terribile, e si sentiva lui stesso cacciato dal paradiso, diciamo così, e questo l'ha portato a fare un film doloroso, amaro, crudele, che quando io l'ho visto, sono rimasta malissimo. Perché appunto quando avevamo lavorato insieme il tema era la gioia, e lì invece il tema è il dolore, quindi effettivamente è stato terribile anche vederlo quel film. Purtroppo è un film che prelude alla sua fine tragica. Però vorrei dire una cosa, sì. Perché molti hanno interpretato, cioè hanno detto, tra l'altro alcuni anche amici suoi, che lui se l'era cercata la morte, che cioè lui si era addirittura preparata, addirittura, come si chiama un amico suo pittore, adesso non mi viene il nome, ha scritto un libro per dire che lui aveva fatto tutto per essere ucciso in quel modo lì da quella persona, eccetera. Ora io non sono assolutamente d'accordo, questo è un inciso, perché secondo me è vero che lui e si metteva in condizioni difficili, ma era una sfida. Ora sarebbe come dire che mettiamo che per esempio non so uno che va a fare va in Tibet a fare il Karakorum, gli 8000 metri, no? È chiaro che rischia la vita, ma non è che va per morire, va per sfidare, anzi è un atto di vita, no? Ecco, Pierpaolo era così. Cioè lui sfidava la morte, ma non è che voleva morire, per cui io non sono d'accordo con quelli che dicono ma in realtà lui voleva morire, no, lui sapeva di essere in pericolo, sapeva di rischiare, ma era un atteggiamento di grande vitalità quello di sfidare la morte, che non è quello di volere la morte, questo ci tenevo a dirlo perché molti lo interpretano. È vero, no, ma sono perfettamente d'accordo, tra l'altro è giusto. Io ho... visto il film e letto il libro di David Grieco, La macchinazione, che abbiamo invitato anche nel 2017 a Frosinone.
e David appunto sostiene che fa delle ipotesi, ma supplicate anche dall'avvocato, l'ultimo avvocato che si è occupato appunto della vicenda del processo, che ci fosse appunto, che la morte di Pasolini fosse legata da una parte a un furto della pellicola di Salò, e dall'altra invece a le vicende legate a Cefis. Olio, ecco il titolo del romanzo che venne pubblicato postumo e che tra l'altro appunto ha un titolo che è un po' dissonante da quello che è invece il contenuto del libro, quindi fa pensare. Ecco, nel libro riprende un po' queste posizioni. Sì, queste sono le ultime poi teorie. Ormai credo che quasi tutti quelli che scrivono su Pasolini, soprattutto chi, io non sono, non è il mio campo quello lì della giurisdizione, però in effetti, insomma, quando Pelosi ha detto di aver ucciso Pasolini, è abbastanza, noi subito abbiamo capito che c'era qualcosa che non tornava. Dobbiamo pensare che Pelosi subito dopo la morte di Pasolini si è messo nella macchina di Pierpaolo, gli è passato sopra e poi è andato subito contromano, e guarda caso contromano subito ha trovato dei poliziotti che l'hanno arrestato, e lui subito ha detto l'ho ammazzato io, va bene, e le hanno fatto delle fotografie, noi abbiamo visto quelle fotografie e io lì ho capito che c'era qualcosa che non andava, perché mentre non era stato ucciso con una pistolettata, è stato ucciso, massacrato da colpi di bastone, va bene? Quando io ho visto la fotografia di questo giovanotto, io ho detto, ma c'è qualcosa che non torna, perché Pierpaolo era una fontana di sangue, no? Poi aveva un orecchio staccato e il cranio sfondato, quindi l'avevano proprio pestato, e chi l'aveva pestato in qualche modo doveva avere del sangue addosso, doveva avere qualche segno, perché tra l'altro Pierpaolo era molto forte, era dinamico, era energico, giocava a pallone. Non era un vecchiarello, tra l'altro aveva 50 anni, quindi più di 50 anni. Quindi doveva aver lottato, no? E questo, chi l'aveva ucciso doveva portare qualcosa, lui non aveva neanche una goccia di sangue, non aveva un graffio, non aveva niente, e lì noi abbiamo detto subito, gli amici abbiamo detto, ma non è possibile, c'è qualcosa che non torna, e infatti poi sono venuti fuori degli altri episodi, per esempio che c'era una mano insanguinata, le tracce di una mano sanguinata sulla macchina, che non corrispondeva al DNA né di Pierpaolo né di Pelosi, c'era un maglione che non apparteneva a nessuno dei due. E poi lui in effetti parlava come delle formule, Pelosi. E io, tra l'altro, dopo la morte di Pasolini, ho chiesto, quando Pelosi era già in prigione, ho chiesto di poterlo vedere. Sono andata a incontrarlo perché ho detto, ma se io gli parlo da persona a persona, senza accusarlo, senza andargli contro, no? Pensavo forse viene fuori qualcosa, volevo sapere cosa era successo. Non c'è stato niente da fare, era un muro di gomma, lui non parlava, lui diceva solo quelle cose che aveva detto alla polizia e ai giudici, basta, e è andato avanti tutta la vita così. Poco prima di morire ha detto non sono stato io, che è una cosa incredibile, ma perché non l'hai detto prima? E allora lì si capisce che evidentemente o era stato ricattato o era stato pagato, perché se no avrebbe dovuto dirlo subito, no? Perché lui ha detto c'erano tre persone, e in effetti, come è stato conciato Pasolini, era chiaro che non era uno solo, tra l'altro perfettamente intatto, dovevano essere in tre, e questo torna. Allora, le ultime prospettive, le idee di coloro che scrivono da questo punto di vista è che dietro ci fosse
qualcosa di, che veniva dall'alto. Cioè, dunque, tutta la questione di Cefis e la morte di Mattei è una cosa che ancora è un mistero. Noi non sappiamo chi ha ucciso Mattei. Sapete, no? Vi ricordate che è morto in un aereo per una bomba e lui stava trattando per avere l'autonomia italiana del traffico del petrolio. Il petrolio è sempre una cosa pericolosa. E invece andava contro l'interesse delle famose sette sorelle, cioè del commercio del petrolio internazionale. Quindi dava fastidio, probabilmente dava molto fastidio, c'erano molti che volevano vederlo morto. Però noi non sappiamo chi, no? Si presume che sia stata una parte dei servizi segreti deviati, quelli che poi corrispondevano alla P2, si pensa, ma non si sa, che abbiano però pagato questi tre killer, i quali a loro volta hanno preso di mezzo questo ragazzino, essendo minorenne avrebbe preso pochi anni, infatti ha fatto 4 anni e poi è stato rilasciato. Quindi c'è ancora, in effetti, la morte di Pasolini è ancora un mistero. Pasolini è stato un intellettuale, un artista versatile, poliedrico, si è occupato di tanti generi, ha praticato tanti linguaggi. Secondo lei, qual è della multiforme opera di Pasolini quello che oggi nella attualità, della inattualità della sua opera può definirsi attuale? Secondo me nella poesia c'è tutto. Io veramente penso che lui sia prima di tutto poeta. Ha cominciato a 6 anni, fra l'altro è la madre che l'ha introdotto alla poesia, e lui veramente ha avuto un coraggio straordinario, perché ha anche messo, si è molto denudato nella poesia, anche proprio molto rivelato, con molto coraggio, ha sempre detto la verità. E nella poesia c'è tutto, c'è anche il suo rapporto con i suoi contemporanei, c'è il suo rapporto con la morte, col padre, con la guerra, con la letteratura, eccetera. Quindi io direi che certamente quella è la sua essenza, però naturalmente anche il cinema, che poi devo dire che il cinema, ecco, effettivamente lui ha detto, sa, nel mio paese si legge poco la poesia, questo è vero, lei lo sa benissimo, già si legge poco in questo paese, la poesia poi quasi niente. E allora lui ha detto, io volevo parlare a tante persone, quindi ho scelto uno strumento più popolare, no? Quindi, però non era una scelta soltanto funzionale, era una scelta anche molto sentita, perché lui fin da ragazzo aveva dipinto, quindi aveva una grande sensibilità verso le immagini. Quindi non era una cosa soltanto di, diciamo così, di opportunità, no? Lui aveva veramente un atteggiamento molto interessante verso la pittura. E dobbiamo dire che il suo cinema è molto pittorico, è molto ispirato alla pittura barocca italiana. Manieristica. Anche. Manieristica, barocca. È un cinema poetico, simbolico, pensate, non so, alle nuvole, anche bellissimi due film che ha fatto con Forse Totò. A me quello che piace di più. Uccellacci e uccellini, sono due capolavori, bellissimi, bellissimi. E lì si sente il poeta, no? Ecco, per cui il suo cinema era molto poetico. Poi c'è anche la prosa, ma in effetti poi lui ha scritto poco perché non era il suo campo. Secondo me viene prima la poesia e poi dopo il cinema. Il teatro è a causa dell'ulcera soprattutto. Sì. E quando lui appunto ha avuto questo sbocco di sangue, questa emorragia per l'ulcera, i dottori gli hanno detto che non poteva uscire, doveva stare in casa, no? E lui è stato in casa fermo, immobile, non poteva fare il cinema per 5-6 mesi, e in quei mesi ha scritto 4 testi teatrali, e che poi alcuni sono stati rappresentati, soprattutto Calderon, che lei l'ha visto, l'ha letto, sì, è stato rappresentato da Ronconi,
mi ricordo a Prato, era una bellissima rappresentazione, sì. E questo, vabbè, insomma, lui ne ha fatto, però è curioso che proprio dalla malattia nasceva il teatro, però anche quello è un teatro poetico, sì, un teatro poetico perché è quasi scritto in versi. Teatro di parola contro il teatro della chiacchiera, sì, contro il teatro dell'urlo, che era l'avanguardia di quegli anni, degli anni 60. E poi ci sono gli scritti corsari, ovviamente. Che sono quelli sono gli articoli, quelli sono i saggi brevi che lui ha scritto, che sono più importanti, perché viene fuori tutto il suo atteggiamento provocatorio e anche di molta capacità profetica nei linguaggi del futuro. Ecco, noi in quegli anni vi erano Pasolini, vi era Alberto Moravia, Franco Fortini, Enzo Siciliano, naturalmente lei e tanti altri intellettuali che rappresentavano la voce critica, Carmelo Bene. Oggi è vero che la figura dell'intellettuale ormai è completamente decaduta, perché viviamo in un mondo che è completamente diverso. Pasolini parlava negli anni 70 di universo orrendo, ma non so come definirebbe l'universo attuale, ecco, forse orrendo sarebbe anche un aggettivo, no? Non appropriato per questi tempi. Volgari, ecco, un altro elemento che Pasolini avversava e che attribuiva alla borghesia italiana. Però, ecco, non ci sono voci critiche oggi, manca... Cioè, pure di argomenti, di avvenimenti, ve ne sono, per cui... No, però io non sono tanto d'accordo. Secondo me le voci critiche, pensiamo a Saviano, per dirne una, no? Ce ne sono, però quello che manca è la condivisione, quello che manca. Perché allora c'era... Cioè, le voci critiche si sentono, diventano importanti quando sono condivise. Adesso ognuno va per i fatti suoi, cioè, manca la condivisione, e succede anche in politica. Quando in politica non c'è la condivisione delle idee, poi diventa importante il potere. Noi lo vediamo nella politica nazionale, l'individualismo e il potere, no? E infatti la grande differenza tra la politica nazionale e la politica dei cittadini è che i cittadini scelgono i sindaci e quindi hanno una visione, conoscono e danno la loro fiducia. E secondo me questo è fondamentale, mentre nella politica nazionale ci si basa su altre cose che non, però non è più condiviso, nessuno va a fare i comizi, gli incontri con le persone, non c'è più rapporto fra le persone e il politico, e allora naturalmente cosa che diventa importante? Il potere, tutto lì, e questo è il fatto, la differenza enorme tra le amministrazioni locali, che secondo me funziona perché si basano sulla fiducia e la conoscenza. E un sindaco è conosciuto, si sa tutti chi è, cos'è. E la maggioranza lo sceglie. Invece in politica purtroppo non è così. E questa è una grande crisi in questo momento, una grave crisi. Infatti vediamo la frantumazione, questa rissa continua, che è un segno di degrado di un paese, purtroppo. Saremo ore ovviamente a parlare con Dacia Maraini, ma insomma credo che possiamo avviarci verso la conclusione. Volevo fare una ultima domanda e poi magari alla fine leggere l'ultima lettera. Nei suoi sogni Pasolini corre spesso, lo vede correre o giocare, ecco. È difficile spiegare un sogno, ovviamente, ma quale spiegazione le puoi dare a questo? Pasolini era uno che correva perché era anche un atleta, giocava al calcio, ma correva molto col pensiero, con la mente. Sì, correva molto, perché in un certo senso era sempre in fuga, no? Era veramente in fuga, forse anche da se stesso, perché aveva anche la sua omosessualità, no? Lui non era un predatore, io ci tengo questo a dirlo, per me è molto importante, perché è stato passato come un violentatore, un predatore, non lo era affatto, lui cercava in qualche modo di portare al gioco la sua idea dell'eros
era un'idea giocosa e un'idea mai violenta. Cercava di coinvolgere in un gioco erotico, ma non era mai violenza. Questo credo che sia importante dirlo, proprio perché invece passava per una specie di predatore. E è vero che fuggiva, e fuggiva probabilmente appunto da una parte di sé. E cercava, era un uomo alla ricerca di un sogno, di un sogno che non ha mai trovato, come ho detto, no? E era come se lui volesse tornare in quel paradiso che aveva conosciuto da bambino, quando ancora non era stato aggredito, denigrato, e che non trovava, non ha mai trovato, anzi ha trovato sempre una forma di allontanamento, di disprezzo, di fuga, di aggressione, e questo lo portava a fuggire, cioè a fuggire dai suoi simili. Però poi con gli amici sapeva anche stare. Forse una cosa sola volevo dire a proposito della Callas, dove abbiamo parlato, perché io ho assistito a questo amore di Pierpaolo per la Callas, Maria, e secondo me è stato un vero amore, questa è la cosa. Però appunto lui, come diceva, io non posso fare l'amore con una donna perché sarebbe come fare l'amore con mia madre, no? Sarebbe un incesto. Quindi la cosa si fermava lì. Però io, ripensandoci, mi è venuto in mente che esiste questo tipo di amore che noi vediamo nella storia e nella cultura provenzale. Ricordiamoci, nel 1200 in Provenza nasce questa idea cavalleresca, che è bellissima, è stata ripresa da Dante, ricordiamoci. Dante applica, in un momento in cui per esempio le donne erano considerate una proprietà come le capre, e applica un'idea invece molto, molto elevata delle donne. Lui fa di Beatrice una guida addirittura al paradiso, no? Però è curioso, perché lui praticamente non ha mai praticato questa donna, quindi è un amore sublimato, no? Poi tra l'altro lui era sposato e aveva dei figli. Beatrice era sposata, la vediamo sempre come una vergine, ma era sposata e aveva dei figli anche lei, quindi era teoricamente un adulterio. Però lui, naturalmente, nella sua Divina Commedia condanna l'adulterio. Poi ricordiamoci l'episodio di Francesca, come si chiama lui? Paolo e Francesca, che no, è una dannazione dell'adulterio. Però poi nella vita, in un certo senso, lui applica l'adulterio. Infatti poi Paolo e Francesca, lui è molto indulgente, no? Perché era l'amore sublimato. E io credo che in un certo senso ancora oggi esiste, in certe occasioni, come appunto nel caso di un omosessuale che si innamora di una donna, questo tipo di amore platonico e sublimato. Perché io proprio l'ho visti tutti e due, tenerissimi, con la mano nella mano, che si affettuosissimi, ma la cosa finiva lì, non so come dire. Ecco, era un amore sublimato, però c'era, e questa era una cosa bellissima che mi ha fatto molta tenerezza, e ho capito qualcosa di più sull'amore, perché appunto uno pensa che l'amore debba essere quello totale in cui ci si accoppia, no? Anche sessualmente. Invece, guarda caso, c'è una tradizione lontanissima di un amore che può essere sublimato e diventare qualcosa, però molto rispettoso, non è un amore che, diciamo così, soltanto sognato e immaginato, è qualche cosa di grande impegno, di grande impegno, che però esclude la sessualità come qualche cosa di troppo terragno. Questo è molto bello. Vi leggo. Con il permesso di Dacia, quest'ultima lettera. Caro Pierpaolo, vorrei terminare queste lettere con un sogno felice. Eravamo in Africa, mi pare in Congo. Tu portavi uno strano cappello che poi ho riconosciuto come il cappello che indossava in un tuo film Sergio Citti, dalle falde molto larghe, uno strano cappello da pellegrino medievale.
Ci trovavamo nel mezzo di una festa di villaggio, con giovanotti che suonavano il tamburo, ragazze che cantavano, un'aria di allegria contagiosa. Le bottiglie di birra si accatastavano in fondo alla pista da ballo improvvisata. Io, che ho sempre amato il ballo, a sentire quel ritmo incalzante sono stata presa da una gran voglia di mettermi in moto. Ti ho chiesto se avevi voglia di muovere il corpo, stanco dal lungo viaggio. Tu hai scosso la testa, no, anzi, hai scrollato il cappello. La testa rimaneva seria e ferma sul collo mentre il cappello ciondolava e rideva, sì. Rideva come ridono certe volte i gatti senza mostrare i denti, o come ridono certi mughetti che si aprono dopo la pioggia. Io non so ballare, balla con Minetto. Mi sono voltata, ma al posto di Minetto ho trovato te, giovanissimo e allegro, con una voglia evidente di muoverti a quel ritmo convulso e turbinoso. Sono rimasta talmente sorpresa che me ne stavo lì come un baccalà, ma tu mi hai tirato per una mano e abbiamo cominciato a ballare. Ballavi proprio come sapeva fare Minetto, con la sua agilità giovanile, il suo straordinario senso del ritmo. Ecco, quel ballo con il ragazzino Pierpaolo è stata un'esperienza di un'allegria raggiante. Se chiudo gli occhi posso ancora trovarmi in quel giro di danza vorticoso in cui tutti e due volavamo. Non c'era niente di erotico in quel girare e saltare al ritmo dei tamburi che nella memoria mi appare come un momento di deliziosa spiritualità. Era una vittoria sui tuoi sensi di colpa, sulle tue rabbie ideologiche, sulle tue malinconie di eterno figlio in fuga. Anche se non eri tu a volare con me, eri nello stesso tempo quel Pierpaolo giovanissimo che si confrontava con una donna più adulta con cui avevi instaurato un rapporto di amicizia. E per una volta non eri preoccupato, angosciato dalla paura di perdere te stesso in quella orribile metamorfosi che comporta il passaggio dal mondo contadino a una nuova civiltà tecnologica, industriale, capitalista, che consideravi volgare e intollerabile. E nel mondo contadino a te così caro, si danzava, Pierpaolo, ci si raccoglieva attorno a un suonatore e si ballava dopo la raccolta, si ballava all'inizio della vendemmia, si ballava per l'uccisione rituale del maiale, si ballava per la nascita di un bambino o per il matrimonio di una giovane coppia, ma perfino per la morte di un membro importante della comunità. E così noi ballavamo, seguendo il ritmo dei tamburi, con una gioia del movimento fine a se stesso. I piedi andavano da soli, battevano, giravano, saltavano, giocavano, niente avrebbe potuto fermarli. Le braccia si levavano in alto, poi tornavano a intrecciarsi, le mani cavalcavano l'aria, le teste giravano come trottole e il vento faceva fluttuare le nostre camicie, mentre i nostri occhi si riempivano di allegria. Mi piace terminare con questa immagine felice, il nostro breve incontro tra i sogni di tante notti che hanno seguito la tua morte. Addio, Pierpaolo, e che la morte ti sia più benigna della vita. Con affetto, Dacia. Grazie, un grazie di cuore a Dacia Maraini, un ringraziamento al comune di Monte San Giovanni Campana. E un grazie a tutti voi che siete venuti così numerosi questa sera.